Un incendio è divampato attorno alle 8 di questa mattina all'interno della pineta di Santa Filomena a Montesilvano. Il rogo si è sviluppato nei pressi di un accampamento di extracomunitari che in quel momento stavano dormendo all'interno di ricoveri di fortuna. L'intervento di una pattuglia della Polizia Municipale di Montesilvano ha evitato che l'incendio si propagasse nell'area verde e che raggiungesse gli alberi. Nelle operazioni di spegnimento delle fiamme, però, un operatore della Municipale è rimasto leggermente ferito al volto per lo scoppio di una piccola la bomboletta di gas ed è stato necessario per lui il ricorso alle cure mediche del pronto soccorso di Pescara. I ragazzi che vivono accampati all'interno della pineta fortunatamente non hanno riportato danni, ma hanno raccontato che le fiamme sarebbero state appiccate da terzi e che non sarebbero dovute alla loro responsabilità. Su quanto accaduto questa mattina stanno conducendo le indagini gli agenti della Polizia Municipale. L'episodio, l'ennesimo a Montesilvano, però ripropone il tema dei senzatetto che nel degrado bivaccano in città. Il primo cittadino, Francesco Maragno, annuncia un tavolo in prefettura per risolvere definitivamente il problema già affrontato con gli sgomberi di via Ariosto. Voglio specificare che queste persone sono persone che non hanno titolo a rimanere sul territorio dello Stato, sono destinatari di diversi decreti di espulsione non attuati e per questa ragione ormai stanco di vivere passivamente queste iniziative, nonostante gli sforzi messi in campo con sgomberi continui, ormai settimanali, chiederò la convocazione in prefettura di un tavolo. Non ho più nessuna intenzione di mettere a repentaglio l'incolumità degli operatori della polizia locale e voglio che la problematica, anche per quanto riguarda la tutela del decoro della città, venga una volta per tutte risolta.